Bomba al bancomat di San Cipriano nel comune di Cavriglia, distrutto dall'esplosione, magro il bottino per i ladri, il bancomat era di ultima generazione e quindi sono rimaste bloccate le cassette dove erano contenuti i soldi. Due giornate decisive per il caso Bekaert, domani incontro sindacati azienda a Firenze nella sede di Confindustria, giovedì invece l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, prevista anche la presenza di Di Maio. E quest'oggi un dirigente dell'azienda si è presentato allo stabilimento di Figline per notizie sulla produzione, scattato dunque lo sciopero dei lavoratori che affermano persona non gradita fino a confronto con l'azienda. Il mammut ritrovato al Tasso un anno e mezzo fa è stato portato oggi al paleontologico di Montevarchi, un mese di riposo e poi il via all'ubicazione definitiva all'interno del museo. Il Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno dice no al referendum popolare sulla decisione di portare nella città metropolitana di Firenze il comune, probabile la decisione con altre strade. Riapre il Politeama di Montevarchi dopo circa 20 anni dalla sua chiusura, sarà uno spazio polivalente adibito a tutte le manifestazioni. Il 7 luglio, durante la Notte Bianca, sarà visitabile e all'interno si svolgeranno delle attività.